San Lorenzo per la Valle è il vero cuore storico, di una comunità che, qui si radunava, aveva il suo centro sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista amministrativo. La chiesa è il luogo della comunità ed era, come dicevo, il luogo di raccolta e di contatto fra le frazioni sparse che sono una caratteristica dell'insediamento non soltanto della Valle Bognanco, ma di tutte quante le valli dell'Ossola. La chiesa naturalmente ha avuto un significato fondamentale perché va sempre considerato che il luogo di raccolta religiosa era il luogo di maggiore riferimento. Lo dimostra il fatto che la chiesa che vediamo oggi è frutto di una ricostruzione praticamente totale di quella che era la chiesa antica, sicuramente una chiesa molto antica, di epoca medievale, che nel 500 e nel 600 è stata larghissimamente ampliata. Ma poi, intorno alla metà del 700, il parroco Fantonetti, con l'appoggio della comunità, la ricostruisce completamente. Dopo la messa gli uomini lavoravano come muratori, le donne andavano al fiume e portavano con le gerle la sabbia per poter riuscire ad ultimare questa bellezza. È una chiesa tardo-barocca, quindi non è quel barocco pesante, estremamente chiuso e ombroso, ma invece si tratta di uno spazio molto arioso, molto chiaro. Il Santo Martire, che tra l'altro si trova largamente figiato in tutte nelle vicende più significative della sua vita e anche della sua morte, quindi sostanzialmente di una sorta di riconoscimento da parte dell'assunta, è figiato proprio nella cupola del presbiterio. Mentre invece in navata noi abbiamo due episodi che sono legati sostanzialmente sia alla sua vita sia ai miracoli che compie, e invece nel grande catino centrale abbiamo l'assunzione stessa del santo in paradiso. La particolarità di questo battistero è che sulla sinistra vedete la vetrata con l'immagine della Madonna di Re e che le mamme della valle erano molto molto devote perché chiedevano anche lì la protezione per i loro bambini, che un tempo morivano tanto i bambini nei primi anni di vita. E allora pensate che le mamme, per chiedere questa protezione alla Madonna, partivano da questa valle a piedi e andavano fino nella Valle Vigezzo, che sono molti chilometri, per chiedere questa protezione alla Madonna. Facevano voto ogni anno e questo voto, si è portato avanti nel tempo, ancora adesso, entro i 2 anni di un bambino, dalla nascita di un bambino, come tradizione bisogna portarlo a re dalla Madonna per essere benedetto. Questa vetrata è stata donata dalle mamme della valle, come voi potete vedere, è bellissima.